Charles, tu conoscevi il Salem? Sì, ma da quanto tempo lo conoscevi? 2011. Quindi da 7 anni. E dormivi con lui? Sì, dormivo con lui. E lui dove dormivate? Qui? Da giugno dormivo sopra. Nell'ex Breda, yes. Che è un posto abbandonato completamente. E le condizioni igieniche quali sono all'interno di questo posto? Ah, no, non ho capito bene. Questo posto è pulito oppure non è molto pulito? Non è molto. Senza luci, senza acqua, senza niente. Ah, certo. Brutto. E poi ora fa freddo anche. Fa anche freddo. Fa molto freddo. Senza luci, senza acqua, senza luce. Certo. E quindi cosa speri che si possa creare un posto dove poter essere accolti? Salim quasi 10 giorni fa, non ho visto lui, è andato a posto lui 2000, chiama lui, non risponde. Altro giorno andato fuori, non pensa bene, poi io entro a posto lui, mi chiama lui, non risponde. Picchiato porta, entra a posto lui, lui picchiato. E l'hai trovato tu Salem? Sì, oddio. Io certo. Oh, e chiama che polizia, ovviamente, fatto informazione. Senti, Salem ha una famiglia? No, non famiglia, ma qui in Italia qui io conosco lui. Sì, dico, famiglia. Ma lui ha genitori, sì. Babbo, mamma. Babbo, così sentito lui, babbo, mamma. Babbo molto, ma mamma c'è fratello, tutto Africa. Sì, e tu hai avvertito la famiglia? Hai avvertito la mamma? Ora, perché lui non c'è telefono, conosce famiglia, ora ho fatto formazione, cerca lui famiglia da Africa. Ora tra un pochino ho trovato famiglia, tra un pochino ho fatto. Senti, e Salem che lavoro faceva? Pacchetto, non ho senza lavoro, pacchettatore. E riusciva a vivere? Riusciva a mettere assieme un po' di soldi per non vivere? Perché lui piange, ognuno piange con documento, senza soldi e lavoro, senza posto dormire. Quindi le condizioni di vita sono molto difficili. Sì, molto difficili, perché lui sempre piange da documento, senza lavoro, senza posto dormire da strada. Ma aveva il permesso di soggiorno? No, lui se non c'è. Non aveva niente? Non aveva niente. Quindi avremmo dovuto aiutarlo o le istituzioni avrebbero dovuto aiutare Salem, ma questo non è avvenuto. No. E tu come sei arrivato in Italia? 2011. Come? Con quale? Con Lampedusa. A Lampedusa? Lampedusa, poi Pistoia. Senti, sei passato per la Libia? Sì, è passato in Libia. Come hai vissuto quei giorni in Libia? Nel 2011, da quella Libia, tutto è venuto qui. Sì, e in Libia cosa è successo? In Libia, da questo è successo tutto noi nel lavoro, da quella da Libia, 2011. E quanto tempo sei stato in Libia? Io 2 anni. Bastali 10 anni fa, 10 anni fa. Va bene. Senti, tu hai il permesso, hai detto? Anche io, Scarri, no, ora non ce l'ho. Non ce l'hai. E che cosa chiederesti quindi di avere il permesso, perlomeno? Un permesso di soggiorno, un po' di ospitalità? Cosa possiamo fare per te? Ora io ho fatto informazione, ho detto avvocato, aiutare. Documento, perché ora è importante trovare il lavoro, documento, perché non c'è documento, come si fa a trovare il lavoro? È importante, cerca lavoro, ora ho fatto informazione da documento, anche ora io aspetto la costura, non so, ho dato aspettare ansia, aspettare costura. E in questura cosa dicono? Ha dato aspettare ansia da Frenzy, a posto ha dato commissione da Frenzy, prima entra. Ma sei già stato in commissione? La commissione da Frenzy 2013. Ciao ragazzi! E com'è andata? 2013 è andato prima negativo, poi ha dato tutti i documenti, 2011 ha dato tutti i documenti.
Cias, cosa posso dire? Ti auguro tanta buona fortuna. Davvero, guarda. Mio fratello ha dato rest in peace, in English, rest in peace. Yes, ok, ok. Rest in peace. Good luck. Take this badge off of me.